Salve a tutti, siamo qua io, Francesco Fusillo e Maurizio Marangoni e vogliamo spiegare con questo piccolo video come si installa eh, Sode Linux 2015 su una macchina. Eh, è un Asus X555L nuova, 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 scartata stasera. Scartata stasera, è eh, una macchina i3. Con Windows 8 e naturalmente il blocco UEFI che è così fastidioso nell'installazione di sistemi Linux. Allora abbiamo fatto delle screenshot dei vari passaggi. e Li descriveremo eh, in questo piccolo video per aiutare chi vuole installare installarlo sulla propria macchina, eh, devo dire che qua è andato tutto bene. Molto bene, contrariamente a quello che si pensava, eh, è stata installata la prima, la, prima, la prima installazione non c'è stato bisogno né di riparare il, il, il boot, perché è andato su è andato su perfettamente. perfettamente. Per questa è, diciamo un'installazione da manuale che potrebbe rappresentare tante altre installazioni, per prima cosa, bisogna disabilitare il fast boot dopo aver abilitato la schermata di BIOS che in questo PC eh, si, eh, si, accede si accede con F2. F2 si schiaccia F2 al momento della partenza e si entra nel BIOS a questo punto si deve disabilitare il fast boot poi si deve andare sul secur boot e eh, togliere il secur boot perché impedisce eh, qualsiasi altra installazione Ecco la schermata di disabilitazione del Secure Boot. A questo punto bisogna abilitare da boot l'avvio della, della chiavetta che parte sotto UEFI, ma va bene così. UEFI va lasciato stare. Ovviamente si devono salvare, si deve salvare questo passaggio e si avvia la macchina eh, che questa volta non partirà da Windows 8 ma dalla nostra chiavetta USB che è stata fatta con un file immagine 64 bit scaricato dal sito del CNR utilizzando eh, un rebooting sì. ecco a questo punto la schermata di Sodi Linux 2015 eh, che è eh, questa volta in live, noi la stiamo vedendo in live sul pc Ok, siamo entrati con gparted a vedere come è, com è divisa la partizione sul disco. Abbiamo visto che la partizione più grande è quella dei dati, in questo caso hanno fatto un'installazione abbastanza ben fatta perché hanno messo il sistema, sistema operativo in una partizione e la partizione più grande l'hanno riservata per i dati. Noi in questo caso adesso togliamo la partizione dati che sarà quella che poi andrà ad accogliere ad accogliere su di windows ecco noi abbiamo ridimensionato ai minimi termini questa partizione con gparted lasciando che... un po di spazio poco poco perché non sappiamo di preciso cosa c'è dentro e non vorremmo fare pasticci può esserci che windows ci riservi dei dati qui dentro ecco quindi lo lasciamo così e diaremo fra un po' l'ok ok a gparted per fare questa operazione di ridimensionamento e liberare lo spazio un, un grande spazio per sodi Linux ecco adesso diamo l'ok ok con questo comando ecco lo spazio preparato che è quello che accoglierà sodi Linux ok Qui parte l'installazione vera e propria di Sony Linux, secondo la procedura standard messa a disposizione da Mint. Ecco, sì, cliccando su installa sul testo. Ok. C'è altro da fare che seguire le istruzioni. Qui conviene tirare avanti, non dire di usare la rete, che così non si installano gli aggiornamenti e la procedura sarà più veloce. No? Un po' più veloce. Questa è un'altra schermata, si deve dare ok, avanti. Questa è una schermata un po' delicata perché conviene andare a scegliere altro per indicare all'installazione di posizionarsi sulla parte eh, liberata precedentemente con GPATER, che adesso vedremo ecco qua abbiamo scelto altro e l'ultima eh. scelta insomma. e eh. poi si deve dire avanti ecco qua è una ecco. parte delicata perché eh, scegliendo altro si apre la schermata dove si vedono le partizioni noi andremo a scegliere la partizione libera per quel che riguarda l'installazione del sistema operativo e dovremo indicare in, più in basso, dove andare a costruire il boot di avvio a SODI Linux, che in questo caso abbiamo visto essere la partizione 1, ma non è sempre la 1, a volte è la 2, dipende dove si trova una partizione FAT32 di circa 100 mega. e a lato si trova scritto boot UEFI. Ok, questa è quella che è stata evidenziata, è lo spazio libero dove andrà dove si installerà su di Linux. Ecco, questa partizione con doppio clic bisogna indicare che sia una partizione primaria e che nel punto di mount si sceglie la slash per far capire che è una partizione che porterà a un sistema operativo. A questo punto si dà l'ok okay. e qui si deve scegliere la, la partizione 1 come partizione eh, che accoglierà il bootloader vale a dire il punto il punto di partenza eh, per scegliere il sistema operativo abbiamo capito che la partizione 1 e mi ripeto perché è una fatta 32 di circa 100 mega che comunque è, è contrassegnata eh, con il a più a destra è contrassegnata come boot ecco, quindi non si può sbagliare ogni computer ha il suo ecco, a questo punto le cose delicate sono state fatte si deve dire semplicemente avanti ecco, anche qua si deve dare semplicemente avanti perché la macchina costruirà una partizione di swap e qui parte l'installazione con la, creazione, con la scelta del fuso orario, con la scelta della tastiera, con la scelta dell'utente principale e quant'altro quindi queste sono tutte le fasi classiche Avanti ancora. qua si sceglie la, la lingua qua si introduce il nome del computer, il nome utente e la password e si sceglie se fare entrare la macchina alla partenza con o senza password e adesso si deve aspettare qualche minuto che si carichino i file e si imposti l'installazione. In questa macchina è stata velocissima, sarà durata 4 minuti, 5 sì. forse, e siamo arrivati già al punto in cui si chiede se riavviare o continuare a usarla in modalità live per fare delle prove. Noi abbiamo chiuso e detto riavvia. Al riavvio. Ecco la sorpresa, la macchina ha già il dual boot pronto con la schermata di scelta in alto su in Linux, in basso, in basso Windows. Eh, Windows 8. Per prima cosa, scegliamo Windows è sempre bene andare a vedere se Windows funziona. Perché Windows in questo caso corregge eh, l'hard disk, i settori che sono stati spostati. E sistema l'hard disk per poter partire. Ecco qui la scelta appunto del ripristino di Windows. Di, che ci disco. pensa lui. Fai il bravo in questo caso. E è bene poi dopo fare un riavvio eh, di Windows. Fatto quello si può riavviare con su di Linux e verificare che vada anche il secondo sistema operativo che noi abbiamo installato appunto a fianco. Questa è appunto la partizione che fa partire Windows. Poi dopo noi con eh, Group Customizer siamo andati a semplificare queste voci, che è un programma di, so di Linux, però come vedete in automatico vengono fatte. Ecco la macchina in una fase di ripartenza di Windows. Di Windows per, abbiamo fatto varie prove e come si vede eh, Windows parte senza, senza nessun problema. Lo carichiamo completamente per essere sicuri che vada tutto bene e poi facciamo la prova con Sodilinux. Ed ecco, eccolo qua. Sodilinux sta partendo. Il simbolo di Mint, la scelta dell'utente Sì, la schermata di login. Ed ecco Sodilinux, bello come il sole, installato sulla macchina che aveva solo Windows 8. Dobbiamo dire che siamo stati anche fortunati perché di solito alla, fa, alla fine dell'installazione usiamo anche Boot Repair che è un programma in sistema per risolvere i problemi di boot ma questo ultimo su so di Linux ha un pacchetto che Giovanni Caruso ha inserito per intervenire nel UEFI di, eh, del bootloader e quindi... Quasi sempre riesce a installarlo al primo colpo senza andare a fare altre riparazioni di brutte. Allora, eh, ringraziamo tutto, per l'ascolto, questo è tutto. Speriamo che sia utile e è chiaro. È chiaro questo tutorial per, per affiancare eh, SODI Linux a, a un intero Ricor eh, Ricordo che questo è un Asus X555L. Francesco Fusillo e Maurizio Marangoni. Per le guide di Soli Linux eh, tanti auguri e buona sperimentazione!